Vangelo del giorno 31 dicembre 2021. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Siamo all'ultimo giorno di questo anno e la Chiesa ci fa meditare sul prologo di San Giovanni che abbiamo ascoltato anche nel giorno di Natale. È chiaro che qui in questo momento non c'è né il tempo, e neanche no, la possibilità di commentare come si conviene una delle pagine teologiche più profonde, più belle, più cariche davvero di verità, di santità. Però questa pagina ci dice una cosa importantissima. La prima, che il Figlio di Dio, Gesù, si è incarnato. È venuto in mezzo a noi per camminare al fianco dell'uomo, al passo dell'uomo stesso, e che non tutti hanno accolto il Messia di Dio, ma a quanti l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Noi l'abbiamo accolto in quanto battezzati, credenti, cristiani. Ecco, io oggi posso dirmi, definirmi figlio di Dio. Anche voi, fratelli e sorelle carissime, che avete accolto il Signore, potete dirvi figli di Dio. Ma questo dirsi figli di Dio è una grande responsabilità, perché questo dirsi figli di Dio significa che devo anche comportarmi, vivere, agire da figlio di Dio. Allora, ecco. In quest'ultimo giorno dell'anno vi lascio con questo piccolo esame di coscienza. Quanto posso dire di essere figlio di Dio e di vivere come tale?